che non sei infetta. Nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita. Devo trovare quelle chiavi. Come tutte le altre persone che hai ucciso, in effetti. Questo renderà ancora più forte il nostro gruppo. Meno bo... Oh, no. Ciao, Ellie. Eccoti, Ellie. Niente? Sei sicura? Ti vedo! Sei stata in gamba, piccola. Andrà tutto bene. Sai, continui a sorprendermi. Peccato. Di tutto questo. Migliore di noi. Ma non lo sei. Oh, pazzo schifoso. Non doveva andare così, sai? È tutta colpa tua. Sei stata tu. Ti ho sentito? Brava ragazza.
Bravo. Scappa, coniglietto, scappa. Continua a cercare. Se passa di qua, dobbiamo catturarla. Dovremmo controllare il rifugio. C'è un infetto in giro per la città e noi facciamo la guardia all'uscita. La ragazzina è letale e non sappiamo dove salterà fuori la prossima volta. Tieni le orecchie e gli occhi aperti. Cos'è stato? Sei mio coglione! Che fine ha fatto? Coraggio!
sei qui. Oh, merda! Questo cos'è? Perché c'è lo zaino di Ellie? Devo trovarlo. Devo trovarlo. Oh, Ellie. Ci metti passione. Arrendersi va bene. Non vergognarti. Questo è un no. Non è il tuo stile, eh? Puoi provare a supplicarmi. Fanculo! Pensa di conoscermi, eh? Ascoltami bene. Tu non hai idea di cosa sono capace. Ellie! Ellie! Mi hai sentito? No! Che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Sentito che brezza. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita,
Ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? L'altra notte ho sognato di volare. Ah, sì? Già. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone. E tutti urlavano perché stava precipitando. Così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Non sono mai stata su un aereo. Non è strano? Beh, sai, i sogni sono sempre strani. Guarda qui. Un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. Forse di qui tagliamo, no? Tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, scusa. No, non è... È tutto a posto. Potremmo usare quella scala.